Ci troviamo con Massimo D'Apporto dopo il debutto di La Verità con la regia di Maurizio Nichetti. È un testo di Florian Zeller che sappiamo che è stato scelto da lei. Sì, mi è piaciuto moltissimo. Ho pensato subito al pubblico, pensando che doveva piacere anche al pubblico, secondo me, non perché piacesse a me, piaceva al pubblico, ma era una buona credenziale questa per proporlo. È stato accolto come mi aspettavo e come speravo. A me non è mai capitato di fare una commedia e sentire il pubblico ridere così di cuore, se è possibile ridere riflettendo, una risata elegante, una risata che poi ti lasci la possibilità di una discussione su quello che si è visto e perché si è riso. E allora questo è un buon servizio, penso, anche sociale. Ci racconti il suo personaggio, Michel. Michel è un uomo che tradisce la propria moglie, un uomo senza morale, diciamo, perché lui parla tanto di morale all'inizio dicendo la gente non ha più morale, lo dice proprio mentre si sta rivestendo dopo che ha fatto l'amore con la sua amante, che è la moglie del suo migliore amico. Perché non cambiamo discorso? Perché? Mi metti a disagio! Non vedo perché. Perché parliamo sempre di lui. Sempre, sempre? Sì, Michel, praticamente stiamo parlando solo di lui. È normale, no? È uno dei miei più cari amici. Cosa preferisce? Il teatro, il cinema, la televisione? Non c'è paragone. Il teatro è quello che ti dà le più grandi emozioni. Hai il contatto col pubblico, incontri il pubblico fuori dal teatro, in camerino, insomma, hai i ringraziamenti, ti rendi conto dal volto che ha le persone che vedi in platea, ma anche in galleria, quelli che riesci a vedere. Quando sono sorridenti, che hanno aspettato alla fine i ringraziamenti. È chiaro però una cosa, che il mezzo cinematografico, il mezzo televisivo ti danno delle credenziali, sono un veicolo della tua immagine che poi, e i risultati li vedrai poi a teatro, perché le persone che ti hanno visto in televisione o in cinema vengono a teatro più volentieri a vederti, perché rappresenti per loro una garanzia. Non ti senti mai in colpa? Nei confronti di chi? Di tua moglie, per esempio. Ah? Sì, un po'. Non si direbbe. Ma è solo che mi sembra inutile il senso di colpa. Sei fortunato. Non hai visto il mio calzino? No. Il destro? No. Antonella Elia dopo il debutto della Verità a Milano, un ruolo molto importante in questa commedia brillante, l'amante di Michel, interpretato da Massimo D'Apporto. È stata una botta di adrenalina come raramente me ne sono capitato in vita mia, perché qui mi sento una responsabilità enorme, anche perché Maurizio Nichetti, mio amatissimo regista, ha fatto in modo che io non sia io quella televisiva, ma che io sia l'attrice nel personaggio mio, che è Alice. Quindi questo, insomma, dover far vedere che non sono Antonella Elia ma sono Alice è un peso, anche perché io lavoro con tali e tanti meravigliosi, beh tanti, sono tre, quattro con me, però loro sono meravigliosi, sono attori straordinari di prosa, pieni di emozione, di cultura, di bellezza, cioè è il sogno della mia vita per me fare questo spettacolo. E quindi io tra 30-40 repliche sarò perfetta, sarò un'attrice di teatro che entra lì tutta, se... adesso invece no, mi devono buttare in scena a calci, perché dico no, non vado, non ce la faccio. Vorrei solo che potessimo passare un po' più di tempo insieme, lo capisci sì o no? Non so proprio perché ti dico di partire per un weekend. Ah, è stupido! No, non è stupido, ma è un po' rischioso. Ti ricordo che siamo sposati tutti e due, soprattutto tu. Nell'ultima scena sono pazzesca. Lì veramente sono un'altra. Sono veramente tosta l'ultima scena, mi piace un sacco, perché sono sette scene divise con, sai, sette scenografie diverse. E la settima scena sono proprio tostissima, fredda, distante, distaccata, psicologa. Al di là dei testi meravigliosi che può interpretare, è una dimensione secondo me magica, elevata, del recitare, del vivere. È veramente bellissimo. Regala emozioni. Eh sì, caspita. Poi la televisione, per carità, però la televisione è più consumistica, è più accelerata, è più devastante. No.
video top, siate sempre al top come cerco di esserlo io, in incognito io, ma voi invece fatevi vedere al top. Video top, vi aspetto tutti a teatro, così vedrete questo spettacolo straordinario, veramente molto molto divertente e profondo e toccante e drammatico, tutto. Non solo in TV, lo vedi quando vuoi tu.